Buonasera a tutti, almeno. Spero che siate tanti come al solito. Io non vedo quanti siamo, lascio sempre la parte relativa alla chat ad Eva e anche alle vostre domande che, se ci saranno, magari se Eva mi dice in quanti siamo, così so se cominciare o meno, perché almeno aspetto di essere 4, 3 o 4. Bene, aspettiamo ancora un attimo. Intanto spero che vi sia piaciuto il nuovo video, la nuova sigla d'inizio. Era una specie di excursus dalle origini della vita fino a noi esseri umani e come ci siamo ridotti con le mascherine. E non ci siamo ridotti bene. Si sa benissimo, anzi benissimo, si dà per quasi scontato che il virus sia di origine di laboratorio, anche se tuttora dicono di no, ma sembrerebbe che alcune parti del genoma indicano che sia stato creato appositamente. Bene, sono le 21.36, stasera parleremo degli insetti e degli arachnidi italiani pericolosi. Pericolosi in modo, diciamo, fra virgolette, perché sono veramente pochi quelli che creano danni rilevanti all'uomo. E direi di partire da uno che ha una brutta fama, ma è fra i meno pericolosi fra tutti. Ed è lo scorpione. Lo scorpione italiano, che come potete vedere nel video è Scorpius italicus, è rappresentato, lo troviamo spesso anche in casa, ma in realtà lui rappresenta l'abitante di vecchie mura, pietraie, legnaie, dove è il suo rifugio ideale, dove trova buchi, anfratti, crepe. Anche se ovviamente alcune tane si possono trovare nei prati. Bene, lo scorpione di per sé fa tanta paura con il suo, come vediamo qua, il suo pungiglione sulla coda. È sì velenoso, ma lo scorpius italiano e le altre specie di scorpioni italiani, dal punto di vista di pericolosità per l'uomo, è praticamente nullo, ossia il suo pungiglione può creare danni agli uomini equivalenti a quelli di una puntura di vespa. Quindi, dal punto di vista veramente di pericolosità, possiamo dire zero, a parte i casi in cui si è particolarmente allergici al suo veleno. Ma questo è un discorso che tratteremo più avanti. Bene, era solo per sfatare il mito dello scorpione velenoso e pericoloso, che in realtà si può prendere tranquillamente in un barattolo se lo troviamo in casa e portarlo fuori. Tenete conto che io sono sempre dalla parte degli insetti, quindi stasera, e degli arachidi, degli artropodi in genere, quindi stasera ci sarà un punto di vista un po' particolare su questi animali, però valuteremo in ogni caso la pericolosità di volta in volta. Il secondo animale pericoloso. Ecco, qua entriamo nei bruchi. E subito so già che direte processionaria, e invece no, non è la processionaria. La tratteremo anche lei, ma un attimo più avanti. Questo bruchetto si chiama Euproctis chrysorrhoea. Lo chiameremo Euproctide. Qua lo possiamo vedere come è fatto, questo è il bruco. È lui ovviamente la parte pericolosa, non certo la falena. È un insetto defogliatore abbastanza comune in Italia, lo si rinviene specialmente nelle zone collinari al limitare dei boschi. Gli adulti sono delle farfalline bianche che vedremo nel prossimo video, che è con larghezza di 30-40 mm. Cos'ha di particolare? Anche questo, nonostante non sia della stessa famiglia della processionaria, è un bruco urticante. E meno potente rispetto al fatto di essere urticante della processionaria, ma se in grande quantità, e normalmente lo si trova in grande quantità perché ci sarà, sono bruchi che vivono tutti insieme, quindi le grandi quantità e anche il tipo di uscita, ossia quando la farfalla depone le uova, quasi tutti i bruchi riescono a sopravvivere, quindi la quantità è notevole. Ecco, così vediamo un attimo anche, questo è la falena che nasce da questo bruco. Insomma,
tende ad essere sempre in grandi quantità e a perdere i peli. Sono questi peli che noi vediamo ad essere orticanti. Quindi se si è in prossimità di un bosco dove ce ne sono questa, una popolazione notevole di questi bruchi, c'è il rischio che il vento ci porti una quantità molto grande di questi peli urticanti e può creare irritazioni non abbastanza fastidiose. Qui potete vedere che la trasformazione in alcune zone, come ci sono tanti bruchi, ci sono anche parecchie falene. E ovviamente ci sarà la riproduzione, può avere più di una generazione all'anno. Anche se normalmente le larve svernano, ossia la prima generazione fa il primo bruco, poi il secondo bruco che sverna. Diciamo che stiamo andando per gradi, a livello di fastidiosità potrebbe essere notevole se incontriamo nidi di grandi dimensioni. Questo è il principio. Poi è urticante se troviamo nidi di grandi dimensioni. Scusate, non sono abituato tanto alla sera. La sera io sono un po' più stanco, quindi faccio fatica ad esprimere i concetti, ma spero che vogliate perdonarmi. Bene, passiamo al successivo. E qua la famosa processionale. Il nome è Tematope pitiocampa. E ce ne sono di due tipi di processionale. C'è la processionale del pino, che è questa che stiamo vedendo, e la processionaria della quercia, tutte e due con lo stesso problema di urticante, anche se la processionaria del pino è la più conosciuta fra tutte. Qui la potete vedere, ma la processionaria del pino ha una particolarità: questi peli che vedete non sono loro ad essere urticanti. Praticamente, se voi mettete una mano e vi fate passare sopra il bruco, il più delle volte non succede assolutamente nulla. Non è questa ad essere la parte urticante. Bensì, adesso, ecco, come vedete, questo è un piccolo documentario che avevo fatto tempo indietro per spiegare la pericolosità della processionaria del pino. Se vedete questi segmenti, che adesso non si vedono perché ci sono tutti i bruchi, ma se torniamo un attimo indietro sul video, eccoli qua. Questa zona qua, in questi segmenti ci sono dei micro aghi, hanno della dimensione del micro. Se forse con un po' di fortuna, vediamo se riesco a farvi rivedere, io avevo fatto un altro documentario, purtroppo ho caricato quello sbagliato, vediamo se riesco a farvi vedere. Comunque c'è sulle pillole entomologiche la processionaria del pino. Appositamente l'ho creato appositamente nuovamente il documentario per far vedere la grandezza di questi peli. Adesso ve lo cerco un attimo. Ringrazio sentitamente l'Albizza per il piacevole commento sul video della processionaria. Un attimo solo che vedo se riesco a farvelo vedere. Processionaria. Vediamo. Eccola qua. Allora. Vediamo se riesco a farvi vedere. Carichi, perché purtroppo trasmettendo devo caricare anche un video, per me è un po' lento. Eccolo qua, vediamo. Eccoli, vedete queste chiamiamole spaccature su ogni segmento della processionaria. Vediamo se ingrandisco anche il video. Vedete questo? Ci sono qua, si intravedono dei peli. E sono riuscito a... Vediamo. Togliamo i sottotitoli.
Questo è il pelo non urticante, vedete la dimensione è molto più grande. E adesso eccoli qua. Questi sono i peli urticanti. Notate la differenza di dimensione. Questi sono i peli che noi vediamo normalmente sul bruco, della processionaria. Questi sono i peli urticanti. La processionaria, quando viene attaccata quando si sente in pericolo, lancia questi peli, li lancia e li fa volare nell'aria. Quindi pensate, sono di pochi micron, il peso sono leggerissimi, il vento li trasporta praticamente ovunque. Tra l'altro, l'altra cosa brutta della processionaria, brutta sempre dal punto di vista per l'uomo e per i cani, per gli altri, ogni volta che cambia, fa una muta, tenete conto che ci sono quattro stadi di muta, ossia ci sono quattro volte la pelle perché gli stadi sono cinque nel bruco, e questi peli vengono rilasciati insieme alla muta, quindi nei nidi sericei che si vedono sui pini, all'interno è pieno delle mute di questi bruchi e allo stesso tempo è pieno di questi peli urticanti. Molto, molto fastidioso. Ecco, questo volevo. Tra l'altro, se ovviamente è giusto fare nelle zone dove ci sono parchi, ci sono bambini, togliere i nidi, però bisogna lasciarlo fare ai professionisti. Io vedo spesso che i nidi vengono bruciati all'aria aperta. Come vi ho appena detto, se ci sono dentro i bruchi o se ci sono all'interno questi residui di pelle con i peli urticanti, il calore bruciati così non fanno altro che disperdere ulteriormente i peli urticanti, creare in tutta la zona una zona pericolosa dal punto di vista sanitario, diciamo. Ecco, allora porto via questa finestra. Un'altra cosa particolare è la sua vita, ossia la processionaria è un lepidottero termofilo. È molto legato alla temperatura, ossia è un lepidottero che assente nelle zone in cui le ore di luce sono inferiori ai 1800 all'anno, ossia in una zona dove ci sono meno di 1800 ore di luce all'anno, la processionaria non vive. Un'altra cosa molto particolare è che il bruco, per trasformarsi in pupa, si interra. Non so se qualcuno di voi ha incontrato la processionaria, vede ogni tanto nelle zone a terra degli agglomerati, dei mucchi di questi bruchi. Stanno facendo nient'altro che scavare per andare ad impuparsi. L'impupamento avviene sottoterra a una profondità che varia da 10 centimetri fino, dicono, a 1 metro. Io non ho mai visto niente a 1 metro, comunque dai 10 ai 40 centimetri normalmente, e non è detto che escano l'anno successivo, ossia possono restare interrate anche dagli 1 ai 7 anni, normalmente sui 4 anni. Quindi in una zona dove sembrano sparite le processionarie, in realtà bisogna aspettare almeno 4, 5, se non 7 anni perché essa sia sparita. E l'effetto urticante è dovuto a, adesso non mi ricordo il termine specifico, mi sta sfuggendo, me l'ero studiato per dirvelo. Comunque, ah sì, ecco, crea una reazione allergica con il rilascio da parte del corpo umano con il rilascio di istamina, che crea questa infiammazione molto molto forte. In alcuni casi può portare alla necrosi, come molti di voi avranno visto nei gatti e nei cani, che le lingue proprio si sciolgono dovuto alla necrosi creata dalle istamine. Diciamo che dal punto di vista di pericolosità a livello di vita, non è pericoloso per l'uomo né per gli animali, però bisogna stare molto attenti, cioè negli animali può creare seri problemi. E se tipo i cani e i gatti li vanno a mordere la lingua e le labbra, possono andare in cancrena e successivamente può stare alla morte. Però
Come vi ho spiegato, se i bruchi non vengono disturbati, ossia non vengono spostati, non rilasciano questi aghi pericolosi. Pericolosi, questi aghi urticanti. Bene, vediamo. Ah, una cosa che non vi ho fatto vedere, com'è la processionaria da adulta. Cioè, tutti conosciamo il bruco, ma penso che pochi conoscano come sia fatta la processionaria da adulto. Anche qua approfitterò del mio sito per farvela vedere, un attimo solo perché non avevo intenzione di fare questo giro, ma ormai a questo punto lo facciamo. La processionaria fa parte della famiglia dei notodontidi. Eccolo qua. Vediamo se la vediamo. Non mi vuole star fermo. E la processionaria, eccola qua. Questa è la processionaria del pino. Molto simile, stesso discorso vale per la processionaria della quercia, la tematopoe processionea, sempre visibile anche questa nel sito. Eccola qua. Come potete vedere, è molto simile. A differenza della processionaria del pino, i bruchi spesso si ritrovano sul bordo dei tronchi. La pericolosità è la stessa della processionaria del pino, quindi tutto il discorso che ho fatto sulla processionaria del pino vale anche per la processionaria della quercia. Bene, dopo aver parlato dei bruchi, quindi abbiamo fatto i tre bruchi, passiamo ai ragni. In Italia, adesso non so perché questo video mi parte qua, ma non importa, vediamo se riusciamo. Eccola qua, a farlo partire. Questo è il nome, Latrodectus tredecimaguttatus, nota come malmignato, vedova nera mediterranea. Ecco, fa parte di uno dei due ragni. Il cui morso, perché i ragni mordono, non pungono, mordono, il cui morso può avere rilevanza medica. È il primo che andiamo a vedere, quello un po' più bellino da vedere e meno conosciuto, è proprio la malmignata. La malmignata come potete vedere, ha la colorazione aposematica. Colorazione di cui abbiamo già parlato in altri momenti, ossia questa colorazione molto contrastata che può essere nero, rossa, bianco, rossa, nero, gialla, ossia con colori molto contrastanti, che serve ad indicare che l'animale può essere disgustoso o pericoloso. Ed effettivamente il morso di questo ragno è abbastanza pericoloso. L'altro ragno altrettanto pericoloso, il cui morso può essere pericoloso, è l'Oxoscele rufescens. Rufescens, detto anche ragno violino. Comunque ritorniamo alla malmignata o argia, come la chiamano in Sardegna. Non è presente in tutte le regioni in Italia. La troviamo in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna e Marche. Ma sembrerebbe che ci sia anche nell'estremo est, quindi nella mia regione, in Friuli Venezia Giulia, in quanto è stata trovata a 30 km ad est di Trieste, quindi a 30 km da Trieste, le zone carsiche sarebbero un terreno ideale sono habitat ideale per questo ragno. E come potete vedere nell'immagine, anche in questo caso per farsi mordere bisogna sempre essere abbastanza sfortunati, ecco, il termine preciso è essere abbastanza sfortunati, perché tenete sempre conto che per il ragno il veleno è una risorsa e mordere un essere umano che non può essere una preda è abbastanza inutile. Quindi andare a sprecare una risorsa per un qualcosa di inutile non serve a niente. Torniamo qua, ecco. Quindi farsi mordere dalla vedova nera italiana, vedova nera mediterranea è abbastanza difficile. Comunque il morso della femmina, pur se meno pericoloso della vedova nera americana,
può creare problemi. Al momento, appena morsi, non lo si sente, non è doloroso, ma successivamente può provocare sudorazione, nausea, vomito, cefalea e forti crampi addominali. E nei casi più gravi, perdita di sensi e talvolta la morte. Teniamo conto però che i casi mortali sono rari e registrati sicuramente dovuti al morso della vedova nera mediterranea sono attualmente zero. C'è un caso del 1978 nella zona di Genova di un sommozzatore appena tornato su che si è sentito male con i sintomi e nella zona è stata trovata una vedova nera, ma non ci sono prove scientifiche a confermarlo. Passiamo al successivo, ossia abbiamo parlato della vedova nera mediterranea, quindi ho sbagliato video, vediamo cosa è successo. Eccolo qua, il ragno violino. Ossia il Loxosceles rufescens. Andiamo qui qua a cercare. Eccolo qua. Detto comunemente ragno violino. Se ne sono sentite di tutte, ultimamente, di tutte le risme, tutte le fatture su questo ragno. Allora, questo ragno, ecco, ad esempio. Questo non è un ragno violino, e ve lo dico subito. Qua hanno, io ho preso un video, ma l'ho visto in velocità. Questo non è un ragno violino. Perché si chiama ragno violino? Perché nella parte del torace ha un piccolo disegno. Vediamo se lo troviamo in qualche. Anche questo non sono molto sicuro, ma potrebbe esserlo. Ecco, questo lo è sicuramente. Se notate, in questa zona ha un disegno che ricorda il violino. Vediamo se. Qua si vede un po' meglio, vediamo se lo troviamo qualche altra foto. Questo, come ho detto, non è un violino. No, proprio non hanno sbagliato completamente i video, ma non importa. Vediamo se vi trovo una foto del ragno violino come si deve. Scusate, questo pensavo di aver caricato il video giusto, invece mi sono trovato. Eccolo qua, su questo si vede molto bene. Eccolo qua, notate che il disegno sul torace, testa torace di questo ragno ricorda un violino. Ecco. Allora, come detto, si chiama Loxosceles rufescens perché è balzato la cronaca. In realtà sembrerebbe che sia legato ad un romanzo di Fred Vargas, in cui un famoso giallista, in cui uno dei delitti è stato causato da un Loxosceles, ma non stiamo parlando del Loxosceles rufescens, ma bensì del Loxosceles reclusa, parente stretto di questo ragno, ma americano. E quello sì è assai velenoso e può creare la morte. Siccome si è scoperto che c'è il Loxosceles anche in Italia, hanno incominciato a fantasticare un po' sopra a questo ragno e ogni singolo morso viene comunicato come se fosse un caso mortale. Sì, il suo morso può far parecchio male, ma bisogna anche in questo caso essere sfortunati perché. Se io che frequento i forum di entomologi o anche le pagine Facebook legate all'entomologia, tantissima gente ha questo ragno in casa addirittura perché l'ambiente domestico è l'ideale per lui. Eppure di morsi se ne sentono molto pochi e molto ancor di meno quelli che creano danni veramente seri. Bisogna avere una predisposizione come reazione allergica al suo morso. In ogni caso. È un animale di dimensioni molto abbastanza piccole, si parla di circa 1 centimetro, come ragno. Il corpo, cioè il ragno ha il corpo di 1 centimetro e arriva con l'apertura delle zampe a 4-5 centimetri. È di colore marrone, come descrizione ve l'ho appena fatto. Allora, il suo habitat naturale è l'ambiente mediterraneo, il nostro, come vi stavo dicendo, però si è ben adattato alle nostre case perché d'inverno, essendo riscaldate e secche, si adatta benissimo. Non è un ragno che
si fa vedere abbastanza schivo, prevalentemente notturno, e poi effettivamente gli piacciono gli infissi, i battiscopa, i mobili, i quadri dietro scatoloni, materiale vario. Se uno dei due dei suoi maggiori nemici sono altri due abitanti che abbiamo in casa. Una è la scutigera, quella specie di centopiedi con le zampe molto lunghe e molto veloce, è uno dei suoi predatori principali. E gli altri sono i ragni chiamati il papà Gambalunga, sono i ragni dei folcidi, ossia quei ragni che troviamo negli angoli in alto, ma a volte anche in basso, col corpo piccolo e queste gambe fine molto molto lunghe. Questi sono i suoi due nemici principali che abbiamo già in casa, quindi io dico spesso, se avete una scutigera in casa, che è questo 100 piedi, lasciatela andare, perché tra l'altro, oltre ai ragni violino o altri animali, fa fuori altri animali come i pesciolini d'argento, che sono quelli che si mangiano i libri e stanno nelle zone umide. Si mangiano anche gli isopodi terrestri, se abbiamo zone umide, che a noi molti danno fastidio, questi piccoli crostacei si mangiano anche quelli. E in più, se qualcuno all'inizio, qualche piccolo scarafaggio che sta entrando in casa, la scutigera fa fuori anche quello. Ma ritorniamo al nostro ragno violino. Tanti dicevano è stato importato. No, è un animale nostro, è da qui da sempre e quindi è una specie autoctona. Quanto è pericoloso? Senza dubbio, tra le specie di ragno nostre, è una delle due col veleno pericoloso, in grado di creare problemi di rilevanza medica. Infatti, quando me lo chiedono nei forum e nelle pagine Facebook, io dico, mi fanno vedere delle foto e dico, è pericoloso? Allora, la risposta tipo che do è, ogni ragno è velenoso. Ma solo due in Italia hanno, anzi quasi tutti i ragni, ci sono alcuni ragni che non hanno il veleno, ma lasciamo stare questo. Quasi tutti i ragni sono velenosi, ma solo due in Italia hanno rilevanza medica. Uno l'abbiamo visto che era la malmignatta, il secondo è questo, che si parla del ragno violino. Nella maggior parte comunque il morso si risolve a livello cutaneo come tutti gli altri animali. Nell'area interessata eventualmente c'è una piccola lesione cutanea che fatica a rimarginarsi. In casi più gravi, invece, la lesione comincia a diventare necrotica, può creare proprio dei fori abbastanza seri, però anche in questo caso, se vengono curati, si possono evitare infezioni successive, che sarebbero quelle a creare i seri problemi, e in ogni caso, anche in questo frangente, non si hanno casi certi di morte, ossia. Esiste un unico caso del 2002 in Calabria in cui sembrerebbe che una donna già debilitata sia stata morsa dal ragno violino e successivamente sia morta. Bene, in ogni caso, se si viene morsi è sempre bene andare al pronto soccorso, prendere possibilmente vivo il ragno per il riconoscimento perché schiacciarlo dopo è difficile, riconoscerlo. E portarlo ben conservato o al pronto soccorso ad un centro antiveleni per sapere cosa poter fare. Bene, questo secondo me, se avete domande, fatele pure. Secondo me l'abbiamo chiuso. Io interrompo un secondo che bevo qualcosa perché ho la gola secca e vi metto un piccolo video di intermezzo e abbasso il microfono. Allora, eccolo qua. Thank you.
Rieccomi, scusate, ci è voluto un attimo. Spero che vi sia piaciuto anche il video di intermezzo. Sono sempre delle riprese che facciamo io e Eva nei vari posti dove andiamo a cercare le nostre bestioline. Eccoci qua. Passiamo successivamente ai tafani. I tafani sono appartenenti alla famiglia dei ditteri e nonostante di per sé le loro punture non siano pericolose dal punto di vista di morso, però potrebbero trasmettere alcuni agenti patogeni. I tafani normalmente sono riconoscibili per questi occhi molto molto vivaci, ben visibili. Non tutti ce li hanno, ma molti ce li hanno. I tafani, ossia gli appartenenti alla famiglia dei tabanidi. Teniamo conto che i maschi non pungono, anche in questo caso sono le femmine a pungere che hanno bisogno del blocco proteico, dico anche perché la stessa cosa succede nelle zanzare, altri ditteri, hanno bisogno dell'apporto proteico perché si sviluppino le uova quando vengono deposte. Dicevamo che loro di per sé non sono pericolosi, però possono trasmettere attraverso il morso molto ma molto raramente alcuni parassiti. Il più conosciuto di questi è l'Oaloa, un parassita, un ematode filiforme, un po' come la filaria, la filariosi, è trasmesso dai tafani appartenenti al genere Chrysops. E non sto a dirvi adesso quali sono tutti i vari Chrysops che lo trasmettono. Comunque, allora, sinceramente, sto rispondendo alla domanda della Albizza. Si parla, io almeno le informazioni che ricevo dai vari post sui forum in cui faccio l'amministratore, il moderatore, si parla anche di case abbastanza moderne. Devono essere normalmente case al pian terreno, questo sì, e se sono in zone aperte è più facile. Ma la il fatto se la casa sia vecchia o meno non ha rilevanza, è il tipo di zona che è rilevante, ossia se è in zona aperta. Diciamo che in centro città a Milano è difficile trovarlo, se si è in campagna è più facile. Io mi ricordo ad esempio che quando vivevo in campagna, adesso sono in una zona diciamo semi-periferica, mi sono trovato in casa scorpioni, rospi, serpenti d'acqua, ho trovato di tutto. Ma lo stesso trovava chi aveva la villa di fianco, quindi nonostante la mia fosse un vecchio rustico ristrutturato, chi aveva la villa era nella stessa identica situazione. Allora, ritorniamo ai nostri tafani. E in ogni caso ci sono altri patogeni che vengono trasmessi, come la francisella tularensis, però sono tutti, diciamo che in Italia l'unico che potrebbe essere, ma è estremamente raro, è questo nematode, l'Oaloa. Quindi diciamo che anche i tafani, a parte il morso un po' particolare, sono abbastanza ridotti, ecco, come danno. Diciamo che anzi avrei dovuto mettere un po' l'inizio molto vicino allo scorpione. Quindi andiamo alla fase successiva. Eccole qua, le zanzare. Ebbene, le zanzare sono fra gli insetti più fastidiosi, cioè se mi dite qual è l'insetto che odio, anch'io odio le zanzare. Anche non solo per il morso che è fastidioso, prude, ma anche perché spesso di notte non fanno dormire. Ecco, se vi serve di notte un aiuto al di fuori dei classici veleni come lo zampirone, come le piastrine di veleno, che ovviamente non fanno bene neanche a noi, una delle cose che le può aiutarvi maggiormente ad essere punti è il ventilatore. Ovviamente non puntato su di voi perché altrimenti vi alzate rotti, ma nella zona vicino a voi, ossia se avete il letto, lo mettete il ventilatore in zona vicino al letto, ma non che vi colpisca, al massimo che vi colpisca i piedi. La zanzara ha un volo molto molto delicato, basta niente per spostarlo,
quindi un ventilatore le impedirebbe di avvicinarsi. È uno dei migliori alleati contro, contro le zanzare. Tanto per dirvi, le cedronella, citronella funzionano veramente poco. C'è uno studio a riguardo, l'avevo anche pubblicato nel mio blog, che dice che funzionano quasi niente. Dopo un giorno magari farò una puntata esclusivamente sulle zanzare, ma potrebbe anche essere pesante come cosa. Comunque, ritornando a loro, possono diffondere malattie molto pericolose anche in Italia. Tempo indietro, ora è molto diminuita se non quasi assente, trasmettevano la malaria. Il responsabile era l'anofele, la zanzara anofele trasmetteva la malaria. Tuttora la zanzara anofele è presente in Italia. Quando facevo il disinfestatore, perché io ho cominciato anche come disinfestatore a lavorare quando ero un ragazzino, avevo 18 anni praticamente, e facevo delle ricerche proprio sulle zanzare. Lavoravo per il comune, quindi si andava a fare zona turistica, si doveva fare l'abbattimento degli adulti e in ogni caso bisognava prevenire le larve. E si andava in determinate zone, fossi, con un bastone e un recipiente a raccogliere le larve e vedere che tipo era. E avevamo trovato più di qualche volta anche l'anofele. Quindi normalmente in Italia abbiamo tre tipi di generi di zanzare che pungono e possono trasmettere, sono la Aedes, la Culex e appunto l'Anopheles, e queste possono trasmettere malattie abbastanza pericolose. Per gli uomini molti conosceranno la febbre del Nilo orientale o nel Nilo occidentale, la West Nile virus. È responsabile delle malattie umane più pericolose che ci siano in Italia, segnalata nel Veneto anche nel 2018, quindi non lontano da me. Io mi ricordo che è stata segnalata anche prima, infatti quando c'era per un periodo che facevo donatore di sangue anche, quindi mi chiedevano ogni volta se ero andato in Veneto, perché se ero andato in Veneto non potevo donare il sangue in quanto poteva essere infetto dalla patogeni della febbre del Nilo. Tenete conto che anche la febbre del Nilo era un virus molto particolare, perché in alcune persone rischiava di creare la morte, in altre non faceva assolutamente nulla. E anche questo sono casi particolari, per questo non si poteva. Quindi la zanzara prendeva dagli individui sani il virus e lo trasmetteva anche agli altri, perché la zanzara pungeva più volte per prendere le proteine necessarie a deporre le uova, perché anche le zanzare, come dicevo prima, hanno bisogno di proteine tratte dal sangue umano o di altri animali, tra cui gli mammiferi e gli anfibi, per deporre le uova. Altre malattie trasmesse, ma non in Italia, almeno non conosciute, non così frequenti, anche se ci sono stati alcuni casi, sono la febbre gialla e la febbre zika, di cui abbiamo sentito parlare in Brasile. E la globalizzazione ha creato anche questo problema, quindi c'è il caso che una persona infetta da Zika sia arrivata in Italia, venga punta e successivamente venga trasferita. Quindi sappiamo che ovviamente la malaria sta ancora creando in tutto il mondo una miriade di morti, si parla dell'ordine di milioni ancora, specie nell'Africa subsahariana e nelle zone dell'Asia centro meridionale, se non sbaglio. Come dicevo, possono essere pericolose anche per i nostri animali, per le malattie come la filaria, la filariosi. Ci sono due tipi di filariosi, una sottocutanea che crea dei noduli e niente di preoccupante né per noi né per i nostri animali domestici, e poi c'è la filariosi, quella che va a prendere il cuore, per cui diamo le pastiglie sia ai gatti che ai cani, che è molto pericolosa. Quali sono le zanzare che trasmettono la filariosi? C'è la Aedes albopictus, che è la famosa zanzara tigre, quella che è attiva più che altro di giorno e punge tutti quanti, e alcuni rappresentanti del genere Culex, che è prevalente notturna. Quindi bisogna tenere protetti i nostri animali sia di giorno che di notte, ed è bene fargli la profilassi antifilarica.
Tenete conto che al momento in Italia ci sono 67 specie di zanzare segnalate, non tutte succhiano il sangue e non tutte trasmettono i patogeni, comunque ce ne sono. Bene, ci avviciniamo sempre di più ai nostri. Chissà cosa sarà questo? Secondo voi? La zecca, l'ho preso dalla Bayern, eh? Tanto per, sto facendo pubblicità, progresso. Le zecche sono, come potete vedere, hanno 8 zampe, sono artropodi appartenenti agli aracnidi, stessa famiglia dei ragni, scorpioni, opidioni. Si tratta di parassiti esterni delle dimensioni che variano di qualche millimetro ad un centimetro a seconda della specie e lo stadio di sviluppo, anche a seconda dello stadio di sviluppo, qui vedete com'è che creano problemi. E hanno in questo caso sia, ma non mi ricordo se, un attimo solo che mi sfugge, in ogni caso, perché non mi ricordavo se sia il maschio che la femmina. E pungevano, ma mi sembra di sì. Allora, il corpo, il capo, come abbiamo potuto vedere, è fornito di rostro e hanno apparato succhiante, perforante e succhiante e sono in grado di succhiare il corpo degli ospiti. In Italia sono note 36 specie di zecche raggruppate in 7 gruppi, le zecche dure, le zecche morbide e diciamo che le zecche morbide sono più che altro e le zecche degli uccelli perché sono prive dello scudo dorsale rigido e il problema è simile a quello delle zanzare, ossia perché sono pericolose? Perché nel momento che infilano, non si nutrono di un unico ospite, possono nutrirsi più volte di vari ospiti. Nel ciclo biologico possono cambiare da 3 a 4 ospiti. Quindi, e quando incominciano a succhiare il sangue e allo stesso tempo nel momento in cui succhiano possono immettere agenti patogeni all'interno del nostro flusso sanguigno. Diciamo che ci sono malattie molto pericolose, tra cui la borreliosi di Lyme. Tenete conto che in Svizzera, ad esempio, esistono dei laboratori appositi perché è molto diffusa la borreliosi. La malattia di Lyme, più conosciuta come malattia di Lyme, il 10% delle zecche può trasmetterla, che vuol dire tanto, se una volta su 10 rischiate di prenderla. Altre malattie trasmesse dalle zecche sono l'erlichiosi, la febbre Bottoms da rickettsiae e la tauleramia e la febbre Q. Ce ne sono ancora altre, ma diciamo che la più conosciuta è la borreliosi di Lyme e quindi se si viene punti da una zecca, stare molto attenti, andare a verificare quali sono i sintomi, perché la malattia di Lyme si sviluppa con un piccolo rossore che si ingrandisce man mano che la malattia procede, andare al pronto soccorso, dire cosa è successo dal medico curante. Normalmente se viene presa nei primi fasi di sviluppo, la malattia di Lyme può essere bloccata con una forte dose di antibiotici e bloccare la malattia. In ogni caso, sempre rivolgersi a personale specializzato, ossia medici, infermieri specializzati o pronto soccorsi. Bene, direi che siamo arrivati al nostro mostro finale, ossia gli animali, gli insetti più pericolosi per l'uomo in Italia. E sono le api o gli imenotteri in genere. In questo caso vi ho messo il video dell'ape che fa il brevetto di volo perché è un racconto particolare, ma tenete conto che in Italia ci sono 5 milioni di italiani che vengono punti dagli insetti, dalle api, dalle vespe, dai calabroni. Io sono fra quello, più o meno una volta l'anno me ne becco qualcuno. A me piace andare in giro in mezzo a loro. Per fare anche documentari me ne sono prese più di qualche volta la puntura, sia di ape che di vespe. Non sono fra le persone allergiche, per fortuna. Ok,
Ma tenete conto che fra queste persone, cioè in questi 5 milioni, ci sono parecchie persone che sono allergiche al veleno delle api e vanno in shock anafilattico. Tenete conto, in Italia sono gli insetti che provocano più morti, ossia provocano dai 10 ai 20 decessi l'anno. Si muore, muoiono circa 10-20 persone l'anno per puntura di insetti, ossia di api. Vespe, calabroni, insomma gli imenotteri. Diciamo che nelle fonti allergiche sono al secondo posto solo dopo l'allergia dai farmaci, perché i farmaci creano ancora più morti, tanto per, quindi anche con i farmaci bisogna stare attenti. Cosa fare? Allora, le persone allergiche alle punture di vespe dovrebbero già saperlo e avere con sé l'iniezione di adrenalina, in ogni caso andare di corsa al pronto soccorso se non esiste, perché c'è ben poco che si possa fare in caso di shock anafilattico. Quindi volevo solo far vedere che gli insetti, tutti quelli di cui avevamo maggiormente paura, in realtà sono abbastanza innocui. Quelli che sono anche utili all'uomo, come le api, soprattutto le api, sono quelli che creano maggior danno a tutti noi. Dal punto di vista medico, diciamo che bisogna anche in questo caso essere molto sfortunati per essere punti, perché bisogna andarsela a cercare, come faccio io. Ecco, abbiamo visto quali sono gli insetti più pericolosi in Italia. Spero che escursus fra questi 11 animali vi sia piaciuto. Ci sono altri animali fastidiosi di cui esistono parecchie termine inflazionato fake news, tipo la mosca scorpione, che in realtà la codina che vediamo è l'apparato riproduttivo. Altri animali abbastanza fastidiosi sono le zecche delle cimici dei letti, ma non sono pericolose dal punto di vista sanitario. Ci sono altri animali altrettanto fastidiosi, ma questi, diciamo, che vi ho elencato, sono quelli che dal punto di vista medico possono creare qualche problema. Gli ultimi, parliamo degli ultimi 5, perché i primi 4-5, lasciando stare la processionaria del pino, che anche lì bisogna andare a dar fastidio, nessuno crea più di tanti problemi, a parte gli imenotteri, ma sempre se si è soggetti a shock anafilattici e ai loro veleni. Bene. Direi che anche per stasera è tutto. Spero vi sia piaciuto l'argomento trattato. Venerdì prossimo tornerò, penso di nuovo alle 9:30, un attimino più comodo, così ho più tempo per prepararmi il pomeriggio, anche perché ho anche altre cose da fare. Se avete qualche domanda, resto in attesa ancora un minuto, dopodiché vi saluto e vi lascio andare a dormire o a vedere la televisione o a fare quello che preferite. Chiedo a Eva se c'è qualche scritta. Ringrazio per i complimenti fatti ai video, molto gentili, mi fa piacere che sia The Wonderful World in particolare, che è lui che ha scritto il messaggio. Ovviamente, come dicevo, Eva che me li comunica, io non li vedo. Anche perché tento di fare un po' di regia. Bene, allora vi aspetto allora venerdì prossimo, perché io ormai ho scelto come giorno venerdì. Gli orari sono ancora, penso, alle 9:30, che è l'orario che mi va un po' meglio. Abbiamo visto, perché avevamo cominciato alle 18:30, poi abbiamo spostato alle 19, ma 21:30 è un orario abbastanza comodo. Anche perché le 21:30, perché alle 20:30 normalmente ci sono le live di Flaco, di Costantino, che potrebbero infastidire. Va bene. Un caro saluto a tutti, vi lascio col video finale, anzi, vi rimetto il video iniziale, che era più carino, anche perché l'ho trasmesso per la prima volta, quindi vi rimetto il video iniziale, se vi interessa rivederlo, questo piccolo excursus. Un caro saluto a tutti e spero di rivedervi venerdì prossimo.